Sono arrivato in sala IMAX, questo è il super schermo parabolico della sala di Bergamo Orio al Serio e adesso mi vedo Dune, voi intanto mettete mi piace e partiamo con la recensione. First reaction, shock, come dice qualcuno. Allora, il film visivamente è stato fantastico. E poi bisogna dire l'IMAX su questo ha contato tantissimo, dialoghi, forse l'adattamento un po' così. Queste sono le mie reazioni a caldissimo, non a caldo, sono proprio appena uscito da queste 2 ore e mezza. Film incredibilmente immersivo, fatto bene, ottima ricostruzione, grande Dune, bravo Villeneuve. Sono tornato a casa e posso completare questa recensione a mente fredda. Sì, lo so che arriva con il film in sala già da una settimana e personaggi come Victor Laszlo che ne hanno parlato per un'ora. Ho preferito evitarli accuratamente visto che fanno solo scena. Sinceramente non mi interessano chissà quanto le visual che rimangono appannaggio ugualmente di quei pochissimi noti personaggi. Quindi, non essendo il mio mestiere, tanto vale fare le cose con calma, coi miei tempi che soddisfino prima me. Se questo ragionamento vi ricorda qualcosa è perché probabilmente avete visto più di un film di Denis Villeneuve e sapete come tratta le sue storie, in maniera calma, ponderata, campi e tempi lunghi, conseguenze che paiono tratte da vecchi western. Insomma, non è dotato della sintesi e questo Dune è probabilmente il punto più alto che ha toccato questo regista fino ad ora nell'applicare il suo stile. Concedetemi anche un breve preambolo personale per farvi capire la mia passione per Dune, che è lontana e radicata nella mia infanzia. Tra il primo libro, gli altri, lasciateli stare, i videogiochi anni 90, appunto Dune, ma soprattutto Dune 2, il primo strategico in tempo reale della storia dei videogiochi, probabilmente, precursore della mitica serie Command and Conquer. Questo preambolo per farvi soppesare meglio quello che sto per dirvi ora. Al netto di alcuni piccoli problemi che poi vi spiego, questo Dune mi ha commosso, ma non commosso nel senso di trama e il film. Mi ha commosso perché ha messo su schermo esattamente quello che per decenni è stato il mio immaginario su Dune. Insomma, è inutile girarci attorno, la fotografia di Fraser, movimenti di camera, scene e ambienti sono stati assolutamente perfetti e da incorniciare. Ci sono letteralmente centinaia di fotogrammi da salvare come gigantografie e rimirare come fossero quadri e opere d'arte. In questa parte del film Villeneuve ha superato se stesso e molti altri artisti del settore già osannati in passato. Sarà stata anche la possibilità di averlo visto in IMAX, ma letteralmente a me sembrava di essere su Dune in ogni scena, a fianco degli attori, vedendo e sentendo le loro stesse cose. Riguardo al suono, va aperta una parentesi molto grande. Il suono in questo film è una parte fondamentale, una parte ingombrante come certi attori, a dire il vero. Il suono è ovunque, c'è sempre, vive di vita propria e accompagna le scene con toni bassi e profondi che in certi frangenti prendono il sopravvento sulla scena visiva, arrivando probabilmente ad infastidire alcuni tipi di spettatori. Insomma, Zimmer anche questa volta si è superato, sebbene senza discostarsi mai dalle sue solite sonorità. E sì, non c'è chissà che innovazione, ma un adattamento perfetto di quei suoni all'ambiente di Dune. Oltre a quello che vi ho appena detto, è palese che in questo film abbiano funzionato gli attori, ma davvero bene direi, con un casting di alto livello che ha saputo rendere profondi i vari personaggi che in questa prima parte sono stati presentati e anche morti. Ognuno di loro ha avuto il suo spazio per essere approfondito e per poter dire la sua e lasciare il segno. Ho apprezzato molto anche l'assenza di spiegoni, o meglio, il fatto che siano stati incastonati bene nella trama senza appesantire la visione e bilanciandone l'impatto sullo spettatore. La prima mezz'ora è ovviamente pesante e più lenta perché deve introdurre tante cose e mi rendo conto che per chi non conosca proprio nulla possa essere un po' ostica,
anche se comprensibile. Per fare un paragone con il Dune di Lynch, che usava molto la narrazione tramite pensieri, qui li si è spostati bene in dialoghi tra i personaggi, e non è poco. Una menzione speciale per i guerrieri Shadowker e la brutalità dei combattimenti, che in effetti a tratti è quasi considerabile splatter. Comunque, è presente qualcosa che mi ha fatto storcere il naso, alcune esplosioni nella battaglia di metà film, perché non mi sono sembrate amalgamarsi bene con il resto della scena. A dire il vero, tutto quel combattimento non mi ha esaltato, troppa la differenza in campo dettata da una sorpresa che ha sorpreso pochi però. Anche certi costumi mi hanno lasciato un po' interdetto, soprattutto le armature Atreides, che a tratti quasi sembravano finte o plasticose, soprattutto in certe inquadrature di particolari. Sono comunque inezie, cose che si notano per pochi istanti, se si notano, ma quello che mi ha dato più fastidio forse è stato l'adattamento in italiano. Prima di dare un giudizio negativo vorrei vederlo in lingua originale, ma tra le voci e la scelta di alcune parole come Araldo del Passaggio o la Tempesta di Coriolì, qualcosa mi è mancato. Mi è sembrato un buon, ma anche ottimo lavoro ovviamente, ma non adeguato alle scene. Mi spiace non riuscire a spiegare meglio, ma probabilmente è qualcosa che percepisco io. In conclusione, prima di passare a qualche spoiler, questo è un film a cui i fan non possono assolutamente rinunciare, vista l'incredibile bravura nel rimpercorrere quasi totalmente i vari passaggi del libro. Invece, per uno che si vuole approcciare a questa saga, c'è di armarsi di un po' di pazienza, farsi dare qualche infarinata su alcuni termini e l'ambientazione, altrimenti la prima parte può essere veramente complicata. Io confido nella speranza che la Warner Bros. Dia la possibilità a Villeneuve di finire quest'opera, altrimenti sarebbero proprio dei merda. Ma voi non fermatevi ovviamente a queste considerazioni, perché... e questo è solo l'inizio, quindi mettete un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Non dimenticatevi di condividere questa recensione a tutte le vostre conoscenze interessate alla visione di questo film. Non esitate anche a commentare, così capisco se anche voi sia piaciuto o meno questo film. E adesso è il momento di levare sullo spoiler e di parlare nel dettaglio di alcune cose. Partiamo subito mettendo ben in chiaro una cosa: a me il caffè piace, ma quello Fremen non lo prenderò proprio. Con tutto il rispetto, onore e sacrificio nel condividere la propria saliva per bere assieme, non fa proprio per me, anche perché voi i chicchi li avete visti? Poi si dovrebbero vergognare di aver esposto Jason Momoa alla pubblica ilarità, mettendo a nudo la sua faccia. Mi ha perso carattere in una maniera incredibile. A parte queste battute, rimango sempre convinto che la scena di avvelenamento del barone Harkonnen non funzioni così bene con quegli scudi portatili che non filtrano o limitano l'aria, altrimenti sai quanti morti asfissiati. Comunque, ancora non sono apparsi l'Imperatore e Fade, e questo mi è un po' dispiaciuto, perché magari riprendere Sting sarebbe divertente. Anche il verme per ora è rimasto parecchio in disparte, sono solo due le scene dove giusto si intravede: mastodontica, quella con Paul sulla roccia, e davanti a lui a bocca aperta il verbone. Ma quella finale con la cavalcata mi è sembrata solo buttata lì per scena. Mi hanno interdetto un po' anche le scene di Chani e Uzul su Caladan, il pianeta Atreides, però spesso le visioni non sono precise, quindi meglio sperare in altro per la seconda parte. La fuga di Duncan dalla battaglia poi non mi ha proprio convinto, con gli Harkonnen che indietreggiano permettendogli di prendere una di quelle libellule. Come dicevo, tutta la scena della battaglia non mi ha preso, eccezion fatta per i bombardamenti, ma l'assalto all'arma bianca contro fucili e razzi mi è sembrato grottesco. Gli effetti della spezia invece mi sono piaciuti, e spero che la seconda parte non sia incentrata solo su Chani, ma si prenda i suoi tempi per spiegare l'acqua della vita e gli anni di battaglia che si susseguono contro gli Harkonnen, che quel film di Lynch furono pesantemente tagliati. Non ho molto altro da dire, la storia è conosciuta e il film è bello, quindi ho poco da sparlare, aspettando la seconda parte. Ma voi fatelo pure nei commenti. Ci si becca al prossimo video, MTIers. Ciao!